Spesso discuto con mia madre perché secondo lei dovrei essere servile e schiavetto delle donne per gentilezza, però purtroppo quando mi innamoro veramente non riesco a non pensarci e comportarmi normale, perdo la testa. Mi manca solo questo e sono perfetto. Consigli? Come sempre ragazzi vi ricordo che se voleste una consulenza privata con me potete scrivermi su Instagram, link in descrizione. Questo commento fa riferimento a un messaggio che mi ha lasciato un ragazzo che mi dice di aver cambiato totalmente il suo modo di vedere le cose, almeno in questo mondo, ed essere diventato più menefreghista e più sensibile riguardo appunto a queste tematiche e mi ringraziava. Però mi dice appunto che con la madre ha diversi dibattiti in corso e crede che lei lo voglia più servile, più schiavetto delle donne, anche per un discorso di gentilezza, perché c'è questo mood tra la massa che essere gentile, fare complimenti, essere sempre disponibile per una ragazza sia l'unico modo vero di fare le cose e il modo per conquistarla. Ovviamente non esiste cosa più sbagliata di questa, nel senso io capisco la madre che vede le cose dal suo punto di vista e quindi logicamente dice: eh sì, ma se sei gentile, coccoloso e al servizio della ragazza le conquisterai. Non funziona così. Lei vede le cose dal suo punto di vista e io spesso consiglio di non ascoltare mai quello che una donna dice di volere, perché raramente combacia con quello che vuole realmente o con quello che fa, dice, eccetera. O al massimo, se proprio è onesta, vale per lei, non vale per tutte le donne. A parte il fatto che io sconsiglio di essere sempre disponibile con tutte le ragazze, sempre troppo coccoloso, eccetera, perché così facendo o diventi il migliore amico o diventi la persona che viene sfruttata dalle ragazze appunto per questa cosa che non batti mai i piedi per terra, in senso metaforico, non ti imponi mai, sei sempre disponibile, sempre lì a complimentarti, eccetera. Non va bene, ovviamente. Il punto qua qual è? Tu mi dici che quando ti innamori sul serio perdi la testa e non riesci più a seguire quello che ti consiglio. Ora, io posso capire in linea teorica il perché perdi la testa, perché vai a idealizzare la ragazza, vai a pensare che lei sia l'unica, sia irripetibile, sia fantastica e ti prendi male. O bene, che dir si voglia, ti innamori, no? Quindi quando uno è innamorato, secondo il tuo ragionamento, dovrebbe smettere di fare qualsiasi cosa, perché non ce la faccio a pensare in maniera diversa a quella ragazza, sono innamorato. Cercherò di smontare queste cose velocemente per farti capire quanto questo ti faccia sbagliare. Uno, non sei innamorato, sei infatuato, sei pregno di desiderio, la vuoi per i tuoi motivi, ci siamo capiti. Ora, questo non fa di te la persona innamorata, perché una persona innamorata fa altro, l'amore viene dopo. Ci serve tempo perché l'amore sopraggiunga, ci serve una frequentazione lunga, quindi se tu sei solamente infatuato non vai da nessuna parte perché rischi appunto di andare ad adattare tutti gli atteggiamenti corretti su di lei apposta, cucirgli addosso alla ragazza per far sì di farla sentire, come dici qua, coccolata, sempre disponibile, complimenti, eccetera. Questo non va bene. Perché la ragazza magari sì, si sentirà coccolata, principessa, eccetera, ma se non vedrà da parte tua una presa di posizione, polso, un qualcosa che si differenzia da tutti gli altri che ci provano, non ti sceglierà mai. Appunto perché o sei il top del top del top tra tutti questi, oppure non risalterai ai suoi occhi. In ultimo vorrei lasciarti con questo piccolo ragionamento barra pensiero a ritroso indietro nel tempo. Le ragazze che ti avevano interessato a tal punto da dire di essere innamorato, eri riuscito poi a conquistarle o no? Scommetto di no, perché le avevi idealizzate troppo. Quando una ragazza si accorge che tu l'hai già idealizzata, quindi l'hai messa su un piedistallo, la vedi irraggiungibile, perfetta, bellissima, questa raramente si convince a stare con te, ti vede come la persona giusta, perché trasmetti un mood sbagliato, il mood di quello che, ah, fai tutto di me, che tanto va bene così. Lei non vuole un uomo così, un uomo con poco polso, vuole un uomo anche capace di redarguirla, di dirle su quando serve, che sia diverso, che si comporti in una maniera differente, che non regali complimenti, oggetti o cose varie, che non si compri la sua attenzione. Che non faccia vedere che è già cotto, ma che la metta alla prova, che la sappia stimolare, che le sappia dare emozioni sia positive sia negative. Le negative, attenzione, sono spesso emozioni che sono comunque piacevoli per la persona in sé, perché fanno sì che non ci sia piattezza, piattume nella conoscenza e sono cose che solo i pro sanno dare, perché tutti sono capaci, l'uomo medio in questo caso, di fare complimenti e elogiare, dare emozioni positive, ma in pochi sono veramente capaci di dare quelle negative
con sicurezza e sapendo che la possono anche perdere, ma mantenendo comunque quella faccia tosta. Quindi non ti sto dicendo di ignorare ciò che dice tua madre, la tua famiglia, amici o chi frequenti, ma di controllare attentamente che se quello che loro ti dicono corrisponde a ciò che hai fatto finora e che non ha avuto risultati, effettivamente c'è da cambiare qualcosa. Questo è quanto, ragazzi. Vi ricordo come sempre che se voleste una consulenza privata con me potete scrivermi su Instagram. Link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.